Sabato scorso si è svolta presso l'Aula Magna dell'Istituto Marconi di Siderno la serata di premiazione del concorso internazionale di poesia Città di Siderno, prima edizione. La serata, condotta da Maria Teresa D'Agostino, ormai un must per gli eventi di cultura, è stata lietata dalla bravissima soprano Eleonora Pisano, che accompagnata da Maria Antonietta Barbieri al pianoforte e da Antonella Gallo alla viola, ha catturato l'attenzione del numeroso pubblico, aggiungendo forza e colore alle già forti emozioni suscitate dalla lettura delle poesie. La voce narrante appartiene a Marisa Provenzano, pluripremiata poetessa e scrittrice di fama internazionale. Quest'ultima ha avuto il pesante compito di scegliere fra circa 800 liriche. La scelta è stata ardua e difficile sia a causa del numero dei partecipanti poeti di tutta Europa, molti dei quali pluripremiati, sia a causa della elevata qualità delle opere. Il vincitore del concorso, Carmelo Consoli, è stato purtroppo assente per un grave lutto familiare. Valerio Di Paolo ha toccato il cuore dei presenti con le sue parole, narrando com'è nata la poesia che gli ha fatto meritare il secondo posto, mentre la professoressa Maria Natalia Iriti è stata la terza classificata e ha portato una ventata di freschezza e allegria. Una serata ricca di emozioni dai toni forti, quindi, che si ripeterà il prossimo anno. L'organizzazione è già infatti all'opera per preparare la seconda edizione. Io sono Marisa Provenzano, sono una scrittrice, poetessa catanzarese e sono in questo momento presidente di giuria del premio Città di Siderno, prima edizione. Però sin dal primo momento noi, gli organizzatori dell'associazione Il Volo, che patrocina questo premio e che appunto è diciamo, un po' l'artefice di questa kermesse, siamo stati subito convinti che era una bellissima soluzione e che sarebbe stato un successo, come in realtà lo è stato. Abbiamo avuto oltre 800 opere da valutare, e i giurati che insieme a me hanno lavorato a lungo e con molta professionalità e con grande armonia, tra l'altro, questa è la cosa fondamentale, in anonimato, ha poi così questa sera deciso di creare, come sempre accade, una graduatoria con i primi 3 posti e i successivi 17 poeti menzionati e selezionati. È una cosa bellissima quella di poter non soltanto come giurata, ma in realtà avere la possibilità di frequentare i premi letterari, perché i premi di poesia sembrano apparentemente soltanto delle piccole lotterie tra i primi, i secondi e i terzi posti. In realtà è un modo per conoscersi, per incontrarsi, perché i premi letterari sono fatti non soltanto per portare avanti il proprio elaborato, la propria poesia, ma soprattutto per incontrare altre persone che hanno lo stesso animo, la stessa poesia, l'amore per la poesia, e quindi incontrare altre anime che insieme possono condividere le stesse passioni. Il primo premio lo ha vinto Carmelo Consoli di Firenze, il secondo premio Valerio Di Paolo di Roma e terzo premio Maria Natalia Iriti della provincia di Reggio Calabria.